è stato veramente un momento bello e così di stupore per me, perché vedere come queste persone, no, hanno colto la dimensione del trascendente, anche con gli occhi un po' commossi. Quello che mi ha colpito di più di Montorio è il senso profondo della religiosità della nostra gente, no? Ecco, e questo, di questo non posso che ringraziare Dio. Cristo Signore, che ci ha riuniti nella preghiera intorno alle reliquie di San Pietro Celestino, vi benedica, vi protegga e vi conceda di giungere alla piena conoscenza della verità. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Spoglie di questo gigante della fede ripercorrono le strette strade del paese che secoli prima monaci dai piedi scalzi avevano solcato nel suo nome. Spoglie che un'intera comunità accoglie, attonita ed emozionata, come in un lungo, commosso abbraccio. Con questo spirito, in un pomeriggio freddo e ventoso, la gente di Montorio ha ospitato l'urna di Pietro del Morrone. Il tempo non ha offuscato la potenza evocativa dell'uomo e del santo, non ne ha scalfito la profonda spiritualità e la grande determinazione. Rinuncia e non rifiuto. Verità, non viltade, nella vita di questo santo che fu prima di tutto uomo. Un uomo di Dio.